sagra di qualità. Questa di Campora è l'unica sagra di qualità che in questo momento abbiamo in Calabria. Ed è un piacere essere qui. Ogni anno abbiamo avuto qualche problema nei momenti del Covid, ma adesso riprendiamo veramente alla grande. Devo ringraziare la Proloco di Campora San Giovanni con Antonio Sabella e tutto il direttivo, perché il lavoro che è stato fatto è un lavoro che voi vedrete da qui a poco eccezionale, anche perché si tratta di qualcosa di veramente importante in Calabria. Quando si parla di cipolla si parla di centinaia di ettari di coltivazione e si parla di centinaia e centinaia di addetti, e si parla soprattutto della cipolla rossa, che è un qualcosa che ormai è a livello mondiale. Io ricordo nel periodo in cui ho svolto l'assessorato alle attività produttive della provincia di Catanzaro, io ricordo che moltissime persone venivano dall'estero e si mettevano in contatto tramite noi con gli imprenditori del luogo per venire a comprare le cipolle e portarle via. Quindi significa che era qualcosa che, nonostante la nostra piccola regione, ma era qualcosa che finalmente aveva ha un'immagine che è a livello mondiale. Oltre a questo, che cosa dire? Dire che la discussione di stasera, che si aprirà con anche la presidente della provincia di Cosenza, che io ringrazio sempre, con i miei dirigenti, che ringrazio sempre per quello che fanno, è una discussione che apre il dibattito su quelle che sono le attività produttive del nostro territorio calabrese. Una volta per tutte dobbiamo tentare di far valere tutto ciò che è buono, e soprattutto rilanciarlo a livello mondiale, perché la Calabria ha tutto il diritto di avere dei prodotti che ha, ma soprattutto pubblicizzarli nella maniera giusta, perché finalmente si possa avere l'immagine giusta di quello che si fa.